Di solito Antigone viene interpretata diversamente, è uno di quei testi su cui si è ritornati all'infinito dal punto di vista giuridico, filosofico, letterario, teatrale, e viene messo al centro dell'attenzione il conflitto tra Creonte e Antigone, tra le leggi non scritte che Antigone segue e le leggi scritte emanate da Creonte, che fa un bando per cui non si deve seppellire Polinice. Noi abbiamo deciso invece di lavorare su un tema che riguarda questi personaggi in quanto appartenenti a una famiglia molto particolare. Potremmo dire la famiglia dell'incesto. In questa famiglia sono tutti, non solo se stessi, ma sempre almeno qualcun altro, sono sempre almeno due. Cioè Antigone e Ismene sono figlie di Edipo e Giocasta, ma sono anche sorelle di Edipo e nipoti della madre. In questa famiglia sono tutti sempre duplici, così come Teocle e Polinice, così come Edipo e Giocasta, perché Edipo ha avuto l'avventura di attraversare l'utero della madre nelle due direzioni, prima nascendovi e poi tornandovi da marito. E questo rimette in discussione tutta la tragedia, che certo è il conflitto tra maschile e femminile, il conflitto tra uomini e dei, il conflitto tra vecchi e giovani, ma prima di tutto è il conflitto che ognuno di questi personaggi ha con se stesso o con se stessa. Cioè ognuno di questi personaggi non è risolto, è sempre almeno due, non può dire io come noi diciamo io. Ognuno di noi può dire io perché è una famiglia di parentela in cui siamo figli di, cugini di, nipoti di, zii di, eccetera. E loro no, non possono. Questo che è un tema, diciamo, ancestrale, oggi è particolarmente sensibile e sentito perché siamo in un'epoca nella quale la questione dell'identità viene rimessa in discussione, ci sono dibattiti, ci sono dibattiti serrati, fortissimi in Nord Europa, in Nord America, ma anche da noi, perché ormai è finita l'idea di un'identità forte, di qualcuno che si identifica, io sono questo, io sono bianco, quello è nero, io sono forte, tu sei debole, io sono il sesso forte, quello è il sesso debole. Tutto questo appartiene a un passato che qualcuno vuole ancora rimettere in scena, diciamo. In realtà noi siamo in un'epoca in tanti modi fluida, in un'epoca di identità molteplici, ibride, dove il tema della migrazione è sempre presente, e come ci si fa a definire solo se stessi nel 2023? Ecco, io credo che questa sia la profonda attualità di Antigone, il fatto che noi non possiamo fare a meno di tornare su un testo così logorato, perché ci parla di qualcosa di profondissimo, che certo sono i conflitti che ho detto prima, ma in realtà qualcosa che è intimo, privato, inconfessabile in ognuno di noi. I greci ci salveranno? Penso di sì. Cioè, quando torno qui a Velia, credo di sì. Cioè, credo di capire perché proprio qui Parmenide ha pensato all'essere, l'essere che è sempre, sarà per sempre. Questi ulivi, queste cicale, credo che cantino da 2500 anni sempre lo stesso canto. E questo canto è un canto di salvezza, è il canto grazie al quale Socrate spiega a Fedro sotto un ulivo in un caldo tremendo che cos'è l'amore, che cos'è Eros e come arriva Eros nel cuore di ognuno di noi. E come possiamo fare a meno della spiegazione di Socrate? Come possiamo fare a meno dell'Eros, come ce lo racconta positivamente Socrate nel Fedro o anche nel Simposio? D'altra parte siamo in un mondo invece, mi è capitato già di dirlo, che vorrebbe privarsi dell'Eros di Socrate e di Platone, che vorrebbe pensarlo in una forma totalmente consumistica, omologata, una forma conformista. Ecco, i greci ci salvano dal conformismo, dall'omologazione, ci salvano da tutto quello che è banale, che è uniforme, ci mettono in discussione perché sono completamente diversi da noi, sono proprio un'altra cosa rispetto a noi. Non bisogna fare finta che siano come noi, ma se facciamo finta che non sono come noi, allora diventano la nostra salvezza.